Uomini e donne, Irene Capuano e Claudia Dionigi cantano Irama. Irene Capuano si sfoga dopo le accuse di Luigi Mastroianni e con Claudia Dionigi posta un video romantico con una canzone di Irama. La scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e donne potrebbe essere la corteggiatrice Irene Capuano. Il siciliano non ha mai nascosto la forte attrazione nei confronti della giovane romana, ma negli ultimi tempi alcuni dubbi sembrano aver assillato la mente del tronista. Intanto, Irene Capuano sembra essere sempre più vicina alla corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi. La Capuano si sfoga contro Mastroianni. Il tronista siciliano, reduce dalla recente delusione con Sara Affifella, non sembra ancora del tutto convinto di scegliere la giovane corteggiatrice Irene. Luigi Mastroianni avrebbe accusato la Capuano di voler diventare la nuova Giulia Dell'Ellis, ossia sfruttare il programma di Uomini e donne per diventare una influencer di spicco proprio come la ex di Andrea Damante. Il catanese avrebbe, addirittura, detto alla Capuano di essere una buffona, parole che hanno ferito moltissimo la ragazza che, durante un'intervista al magazine di Uomini e donne, Video, ha deciso di sfogarsi spiegando come la reazione del tronista secondo lei è stata troppo dura. Irene Capuano ha dichiarato di essersi sentita attaccata e ha letteralmente rispedito al mittente le accuse di voler imitare la Dell'Ellis. Credo che Luigi stia troppo tempo sui social e si faccia influenzare da quello che legge online, ha spiegato la Capuano portando poi il discorso sulla rivale Elisabetta Guido. Luigi Mastroianni, infatti, sarebbe rimasto colpito dalla corteggiatrice e ora a contendersi un posto nel cuore del ragazzo non c'è più soltanto Irene. Quest'ultima ha dichiarato di essere l'opposto di Elisabetta, di essere giocherellona ma meno artefatta rispetto alla Guido. Messaggio romantico per i tronisti. A consolare Irene Capuano c'è l'amica Claudia Dionigi, corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Come per la Capuano, Claudia Dionigi sembrava la preferita del milanese fino all'arrivo di Giulia a Cavaglia. Il Riccardi sembra trovarsi molto bene con Claudia ma, nello stesso tempo, prova un forte interesse per la torinese e ha più volte avuto reazioni che hanno mandato su tutte le furie la Dionigi. Le due corteggiatrici romane hanno legato molto da quando è iniziata l'esperienza a Uomini e donne, Video, e più volte hanno immortalato le loro serate insieme. Di pochi giorni fa è la Instagram Stories in cui Claudia Dionigi e Irene Capuano cantano una canzone di Irama, guarda caso fidanzato di Giulia Dell'Ellis, e molti hanno pensato si trattasse di un messaggio romantico per Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Elisabetta Guido e Giulia Cavaglia sono avvisate.